Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio della Legend of Zelda Skyward Sword HD su Nintendo Switch. Benvenuti, o meglio, bentornati nell'antico santuario. Il primo santuario contenente, vedete un po', la presenza del fuoco. Ne dobbiamo tenere tre. Questo è il primo. Quindi direi che siamo comunque a buon punto. All'interno di questo episodio ci intrufoleremo lì dentro, perché intrufolarsi è il nostro mestiere. E vedremo un po' che boss ci attende stavolta. Voglio farvi una domanda del giorno, stavolta un po' diversa. Tra questi oggetti che abbiamo qua davanti, quali preferite? Abbiamo la gera magica, abbiamo il portabombe, abbiamo il pinzabeo, abbiamo la fionda e abbiamo la frusta. A me piace molto il pinzabeo. Tiriamo la frusta da parte perché sono quasi sicuro che ci servirà in qualche modo. Non ho purtroppo nessuno scudo, sono indeciso se prenderlo o meno. Però sapete, è così divertente giocare senza. Ti dà quella sensazione di... non so, stare attento. Se non ci riusciamo, beh, amen, si riprova. Che problema c'è? Suppongo quindi di dover scendere. Vediamo un po'. Quindi se ora scendo dovrebbe essere qua. Yes. Oh, ma guarda chi c'è. Ma sono zombie. Non possono essere sconfitti. Giustamente, sono zombie. Dov'è lo scrigno? Forse dovrei salire qua sopra. Non ci riesco. Come faccio a sconfiggerli? Aspetta. Vediamo ora. Ah! Credo aver capito. No, col cavolo che vado lì. Che bello il colpo di grazia. È così tamarro. Bellissimo. Una probabilmente delle mie mosse preferite di sto gioco a sto punto. Allora, adesso non c'è più acqua a tutti gli effetti. C'è soltanto tipo veleno. E questo mi porta di lì. Super. Qua cosa c'è? Oh. Probabilmente mi dovrei dondolare fino a lì. Ho provato. Ci riprovo. Aspetta. Ah, ecco cosa dovevo fare. Svelato l'arcano. Devo colpire lì. Ma è tipo un demone giapponese questo. Fighissimo in caso. Perfetto. E ok, abbiamo tolto questo schifo. E poi?
Scusa un attimo. Perché complicarmi così la vita? Ce l'ho lì. È vero. Allora, l'idea di base è ottima. E mi ha fatto capire che effettivamente ha senso. Ah, semplicemente non ti fa tirare fuori l'arma. E neanche gli oggetti vari. Ok. Andiamo. Andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua. Dovrebbe essere corretta la strada a sto punto. Perfetto. Perfetto. Esattamente quello che volevo. Ok. Mettiamo qua. Niente, è molto molesto come oggetto. Super. Ok. Devo arrivare lì, vero? No, qua non ha senso. Eccoci qui. Oh mio Dio. E come dovrei arrivarci, scusa, lì? No, non ci posso arrivare. Lì è impossibile. Perlomeno, per adesso. Eccoci qui. Figo. Dall'altra. Boia, veloce. Vabbè, ignorabilissimi questi nemici. Eccoci qui. Scesi. Adesso. Siamo arrivati, ma dall'altra. Cambia qualcosa. Effettivamente no. Non cambia niente. Posso comunque ruotarlo da una parte e dall'altra. Aspetta. Gira anche questo. Sì. Gira anche questo. Nice. Corretto. Oh no. Facciamo che mi attacco prima a questo. Cosa? Ah, ok, shortcut. Easy. Mi devo quindi arrampicare? Ma che senso ha? Ma che ansia! Che ansia! Ah, arrivati.
Riporta la statua alla sua forma originaria, scendi verso la terra seguendo il filo e otterrai la chiave che apre la via. Quindi aspetta. Riportiamola su. Mi fa morire la faccia tipo contenta della statua. Scendi verso la terra, seguendo il filo e trovi la chiave che apre la via. Ok. Sono sceso. Dove sarebbe la chiave che apre la via? Mi sento un po' scammato. Mi sento molto scammato. Ma quella roba è sempre stata lì. A quanto pare. Oh, eccolo qui. Scrigno. È tenuto la chiave enigma sacra. È fatta di legno e la circonda un'aura di sacralità. Assomiglia alla statua di pietra che si trova al piano superiore. Ah. Vai, vai, vai. Fallo, fallo, fallo. Distrutti. Ok, suppongo che ora ci sia il boss. Non lo so più. So solo che sto dungeon è lunghissimo. Oh, eccola qua. Inseriamola. Madonna. È letteralmente Buddha. No, dall'altra. Eccola qua. Un fiore di loto. Oh. E tutte queste? Si va verso il cielo. Molto figo. L'hanno realizzato bene, eh? Questo dungeon mi è piaciuto parecchio. Wow. Andiamo tipo a una stanza superiore. Ok, è diventata una giraffa. Simpatico però. Mi piace. Gradevole. La presenza di così tanti cuori mi fa capire semplicemente una cosa. Che io debba salvare. Perché quello che mi aspetta dopo è probabilmente un boss. Salve. Salve. Mamma mia. È arrivato il momento di tirare schiaffi. O di prenderli, dipende. No, Ghiraim. Che insistenza. Mi occorre del tempo per trovare il modo di aiutare il mio oscuro signore.
Inoltre il tuo continuo scorrazzare mi urta oltremodo i nervi. Così, se ne va. Wow. Fighissimo. Demone dalle mille lame. Malgare o Malgare. Non ho scudo. Suppongo di dover fare danno con questo. Sì. Aia. Siamo a due. No, che ancora non posso attaccargli il petto. Che palle sti chakram. Beh. Bravo. Devo attaccare con questo. Ok. Fase 1 finita. Sta andando bene. Sta andando bene. Quindi si ricollega le braccia. Ok. E una e via. E due, sono via. Ora farà l'attacco con queste. Che male. Dai, attaccami con quelle, attaccami con quelle. Nice. Ultima fase. Cosa sta facendo? Non si capisce più. No, eh. Ok. Cioè? Non posso staccarle? Per quale motivo? Non riesco a capire. Ah, ok. Bellissimo.
Non so se ho fatto bene o male. So solo che è divertentissimo. Best boss fight ever. Dai, attaccami, attaccami, attaccami. È tipo una luna crescente. No, vabbè, no, eh. Tutto ma non questo. Sono fortissimo. Guarda come tira zappate. Dai, colpiscimi. Fatto? No, ancora no. Ma quante volte c'è questa fase? Cristo santo, è lunghissimo. Ok, forse era meglio se mi fossi tolto. Sarebbe stato decisamente meglio. Oh yeah boy. Colpiscimi. E via. Ok. Finito? Fatto. Oh mio Dio. La boss fight più lunga di sempre. Oh mio Dio. Esausto. No, ma che ridere che fa la faccia. È tipo... Sì, la faccia di sto dungeon è un meme. Yes. Così si fa. We go. Posso portarmela a casa? Mamma, posso? È divertente. Bellissima. Hai ottenuto un portacuore. La vitalità mentre di un cuore sarà interamente ripristinata. Not bad. Mo? Qui? Mi potete dare la fiamma, per favore? Ne ho bisogno. Ed ecco qua la prima fiamma. Perfetto. Fighissima. La fiamma verde come il coraggio. Ah, fa tutto fai? Signore, la spada. La spada si è rafforzata grazie alla fiamma di Farore. La lama è più lunga e due volte più tagliente. Ma che fiero!
più lunga e 2 volte più tagliente. La lama ha assorbito la fiamma sacra. La vostra spada ora è più potente. Quindi, signore, avete un rinnovato potere per imparare una nuova melodia. Suggerirei di tornare all'isola delle melodie. Che dite? Ci torniamo immediatamente? Ci starebbe. Vedo che la tua spada ora è più potente. Nonostante tu sia un ragazzino, sei il prescelto della dea. Tuttavia, non comprendi ancora la forza che risiede nella tua spada. Il tuo cuore non è ancora pronto. Arrivederci. Madonna, gentilissima. Cioè, guarda che ti ho salvata io, È inutile che fai tanto la figa della situazione. Ti ho salvato io il culetto. Allora, prossimo obiettivo, dobbiamo andare di là. Ok. Perfetto. Andiamo. Mi piacerebbe avere un teleport direttamente a Cumulo Nembo. Mi pare si chiamasse così. Cumulo Nembo. Non mi ricordo come si chiama. Ma penso sia Cumulo Nembo. Perché ogni volta andare e tornare, se è così, madonna, è lungo, eh. Madonna, oltre nuvole ha un buco di niente in sostanza. Quindi praticamente alla fine di ogni dungeon mi verrà insegnata una nuova melodia. Questa nuova melodia mi consente di affrontare un nuovo dungeon. In totale per ora ne abbiamo affrontati 4, che in realtà sarebbero tipo 3 e uno ripetuto un po' di più. Andiamo di qua. Eccomi qua dentro. Va che roba. Easy. Easy peasy. Madonna, sti insetti. Chissà come hanno fatto a svilupparsi, tra l'altro. Tipo, è proprio pieno della loro presenza qua. Cioè, ce ne sono troppi. A cosa servono non si sa. Lo scoprirò. Ok. Andiamo qua. Come un sacco di patate. Ok, andiamo a imparare la seconda melodia, va. Corriamo. Via. È tempo di imparare qualcosettina. Scioccato. Link, mio signore, fai il rapporto. Con il potere celeste investito nell'emblema sono raffiorate alla mia mente le parole della dea. Si tratta di un messaggio per voi da parte sua. Prestate quindi attenzione. Tu, che a trovare le fiamme sacre ambisci e le mie parole presta ascolto e presele come guida, agisci. 2 fiamme sacre restano ancora da localizzare, ma per ognuna di esse un tesoro dovrai trovare. Un'ardua prova ognuno di questi tesori custodisce, superarla deve chi a tali tesori ardemente ardisce. Ambisce. Ogni tesoro una fiamma sacra ti condurrà, te dono la melodia che nella seconda prova la via mostrerà. Nel deserto di Ranel, mio eletto, la prova inesorabile ti attende. Il tuo spirito impavido a superare le avversità protende. Nel deserto? Quindi il deserto non è più l'ultimo.
Fighissimo. Neve. Vabbè, ma di che stiamo parlando? Ok. Il nome di questa parte è Saggezza di Nairu. Vi guiderà nella ricerca, signore. Gli ha preso la parte Saggezza di Nairu. Ho memorizzato la parte Saggezza di Nairu. Ora sarà possibile localizzare il portale della prova con il levatore. Suggerirei di dirigerci verso il deserto di Ranel. Quindi la saggezza adesso è quella di Zelda. Quindi effettivamente ci mostrerà la terza parte della Triforza. Cioè la seconda parte della Triforza. Fichissimo. Mi piace troppo sta cosa. Aspetta, non vorrei dire una scemenza. Ma se uso l'amiibo, se fai me lo permette. Ritorniamo al lago. Ma poi torniamo nel cielo e non siamo più qui. Vediamo se c'è qualche... O devo usare di nuovo l'amiibo. Oddio, potrei usare l'amiibo, ma... Madonna, meno male che è finito questo dungeon dell'acqua. Sono sollevato. Bellissimo. Allora, torna nel cielo. Sì. In questo modo ci skipiamo un bel pezzettone di dungeon, insomma. In questo modo torniamo in cielo. È un pezzettone di dungeon, si fa per dire. Un pezzettone di cielo che è semplicemente lungo da affrontare. Allora, quello che dobbiamo fare nel prossimo episodio sarà semplicemente andare verso il deserto di Ranel, quello giallo. Andiamo qua. Eccoci qui arrivati. Se non l'apro io, l'apro in automatico il gioco. Sta cosa mi dà sui nervi. Ok ragazzi, siamo oltre nuvola. Questo episodio mi è piaciuto un botto, non so voi. È stato proprio divertente. Più che altro dubito di dover tipo fare chissà cosa di complicato adesso. Cioè devo semplicemente andare nel deserto e trovare l'ingresso del dungeon nel deserto. Fine. Quindi niente, io chiuderei qua. Vi aspetto nel prossimo episodio. Farò rifornimento di scudo, di tutto, perché siamo veramente messi male se no. E avete visto quanto è stato difficile senza. Quindi facciamo un po' di attenzione per il prossimo. Detto questo, grazie alla visione e alla prossima.